E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video qui a Giapez. Oggi siamo tornati in un altro fantastico episodio. Siamo di nuovo qui appunto per riportare notizie di calcio. Non di calcio mercato ragazzi, ma delle convocazioni di Roberto Mancini alla nazionale. Il nuovo tecnico, il nuovo CT della nazionale italiana. Comunque se vi siete persi gli episodi scorsi, sono usciti due video, uno ieri e uno l'altro ieri, vi lascio qua sopra nelle schede, in cui parlo di calcio mercato e una notizia bomba di Ancelotti, la notizia di Ancelotti al Napoli e del resoconto di come è andata la Serie A. Vi lascio qua tutti e due i video, vi lascio qua sopra nelle schede, andate a vedere, andate a supportarli che non sono stati visti tantissimo, quindi andate a vedere. E già da adesso mi raccomando, lasciate un pollicione in su, un commento qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video e venitemi a seguire sui social che troverete tutto in descrizione. E ditemi il parere vostro già sotto nei commenti, che ne pensate sia di Mancini come nuovo tecnico della nazionale italiana e sia dei convocati che ha fatto, alcuni nomi che io non mi aspettavo mi hanno sorpreso. E niente, iniziamo subito, andiamo subito a vedere la lista dei convocati. Vamonos! Eccoci qua appunto. Allora, leggo direttamente l'articolo e diciamo, vediamo insieme i convocati. Allora, Italia, le convocazioni di Mancini tornano: Balotelli, Zaza e Criscito. Vediamo la lista completa. Ecco le prime convocazioni azzurri del CT Roberto Mancini. Non solo Balotelli nella prima convocazione del nuovo tecnico, ora quello dell'attaccante del Nizza. C'è spazio anche per altri ritorni eccellenti come quello di Zaza, Criscito e Berardi. Nella lista per le amichevoli con l'Arabia Saudita, la Francia e l'Olanda, ragazzi, quindi dovremmo andare ad affrontare le prime amichevoli con l'Arabia Saudita, poi con la Francia e con l'Olanda, che sono due belle nazionali. E poi, quindi, e invece non c'è Danielino De Rossi, non c'è De Rossi. Prima chiamata dopo gli stage per Emerson, Baselli, Caldara e Mandragora. L'elenco completo dei convocati. Ok, andiamo a vedere reparto per reparto e vi dico che cosa ne penso. Allora, come portiere abbiamo Gianluigi Donnarumma del Milan, Mattia Perin e Salvatore Sirigu. Penso che anch'io avrei convocato questi giocatori, perché dopo l'addio a Buffon, diciamo, se anche dalla nazionale, avrei convocato anche questi tre. Non so chi sarà il primo portiere, io personalmente metterei Perin, perché diciamo sta più in forma tra i tre portieri. Secondo Donnarumma e terzo Sirigu. Poi andiamo a vedere i difensori. I difensori appunto saranno, vediamo un po', Leonardo Bonucci non poteva mancare appunto. Poi Mattia Caldara, che adesso sta ancora all'Atalanta ma dovrebbe passare alla Juventus. Domenico Criscito, dopo tanto tempo, dello Zenit, torna convocato tra i convocati appunto di Mancini. Danilo D'Ambrosio, che lo conosce abbastanza bene Mancini, che l'ho allenato già con l'Inter. Poi Mattia De Sciglio della Juventus. Emerson Palmieri, ragazzi, la prima convocazione di Emerson Palmieri, ex Roma, adesso gioca col Chelsea, anche se non sta giocando tanto col Chelsea, però diciamo è un bel terzino, con la Roma era un bel terzino. Poi vediamo Alessio Romagnoli del Milan, Daniele Rugani della Juventus e Davide Zappacosta del Chelsea. Chiellini non è stato convocato appunto perché è infortunato, però dovrebbe essere lui il prossimo capitano della nazionale dopo l'addio a Buffon. E questi erano i difensori, anche io penso che siano giusti questi difensori. Avrei convocato forse al posto di, magari, che ne so, sì, avrei convocato anch'io questi difensori, ci stanno. Poi andiamo ai centrocampisti, vediamo Daniele Baselli del Torino. Ok, anche qui diciamo che quest'anno si è già aspettato qualcosa di più da Baselli, però diciamo non ha disputato un brutto campionato col Torino, quindi l'avrei convocato anch'io. Giacomino Bonaventura, Jack di cuori, Bonaventura del Milan, l'avrei convocato tantissimo, perché Bonaventura non può mancare, la sua qualità, ha delle qualità impressionanti, può giocare a tutto campo, in fase offensiva, e anche può fare sia la mezzala che l'esterno, può fare l'ala d'attacco, l'avrei convocato. Brian Cristante, dopo una stagione così, è ovvio che lo convoca, pure l'avrei convocato. Alessandro Ferenzi, che qui viene messo tra i centrocampisti, ma non si sa se giocherà come centrocampista, come difensore. Ah, un difensore che non ho visto tra i difensori è
ragazzi, cosa? Mi aspettavo che veniva convocato Darmian. Matteo Darmian non è stato convocato, non so perché. Io l'avrei convocato magari come riserva, non come titolare. Comunque, vabbè, torniamo a noi. Florenzi, che è, diciamo, il jolly di questa nazionale, può giocare sia come terzino, come mezzala del centrocampo e anche come ala d'attacco. Quindi, tanta roba, Florenzi. Poi c'è Jorginho. Come facevamo a non convocare Jorginho? Uno dei migliori registi che abbia la nazionale italiana. Diciamo, lui è italo-brasiliano. È brasiliano, ma è naturalizzato italiano. Quindi, Jorginho penso sarà uno dei pilastri del centrocampo. Sarà titolare. Poi vi faccio anche il mio 11 titolare. Come lo farei, come lo stirerei io alla fine. E Rolando Mandragora, questa è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Mandragora, diciamo che sì che non ha disputato un bel, diciamo, un campionato così eccellente, però sempre ha, diciamo, quando ha giocato non ha fatto brutte prestazioni con il Crotone, però ecco, mi aspettavo qualcosa di meglio di Mandragora. È vero che comunque sono 30 giocatori, quindi non sono pochi, quindi la lista è lunga. E poi c'è Claudio Marchisio, diciamo tra alti e bassi, insomma, io Claudio Marchisio magari giusto per dare un po' esperienza alla squadra, però se no, diciamo, ci sono, non penso che sarà titolare. E poi Lorenzo Pellegrini, ovvio, l'avrei convocato pure io. Passiamo agli attaccanti, gli attaccanti, che comunque è compreso sia attaccanti sia TT che anche le ali di attacco. Allora, vediamo, appunto, il primo nome che ci compare è Mario Balotelli del Nizza. Quest'anno ha fatto un campionato fantastico, non mi ricordo quanti gol ha fatto, se non sbaglio 27-28 gol, una cosa del genere. Ne ha fatti, no, di meno, aspetta, 25-26 gol, più di 20 l'ha fatti, non mi ricordo il numero preciso, però ha superato i 20 gol, non mi ricordo il numero preciso, devo andare a leggere, ma mo devo andare a vedere la notizia, ma mo non mi ricordo quanti erano. Comunque l'avrei convocato anch'io quest'anno, diciamo sta cambiando un po' Balotelli. Poi Mancini lo conosce bene, potrebbe essere la sorpresa di questo, di questa Italia, il ritorno appunto di Balotelli. Poi vediamo Andrea Belotti, diciamo quest'anno tra, diciamo, alti e bassi, ma più bassi, e però diciamo magari non come titolare, però potrebbe essere comunque uno dei convocati, l'avrei convocato anch'io, perché da attaccanti italiani non è che ce ne stanno tantissimo al di fuori di Balotelli, Immobile che dopo vedremo. Insomma, ce ne stanno tanti. Poi un'altra sorpresa è Domenico Berardi del Sassuolo. Io non me l'aspettavo, vi devo dire la verità, e non me l'aspettavo proprio. Poi Federico Bernardeschi della Juventus l'avrei convocato anch'io. Poi vediamo Chiesa della Fiorentina. Chiesa, ragazzi, è un giovane talentuoso, figlio d'arte di Chiesa, appunto il padre, che ha giocato con la Fiorentina. Ha fatto un campionato fantastico, compreso anche quello dell'anno scorso, l'avrei convocato anch'io. Poi vediamo, un attimo mi stanno a fare male le mani. Allora, poi vediamo Ciro Immobile della Lazio, capocannoniere della Serie A. È ovvio che l'avrei convocato, ma non c'erano dubbi. Lorenzo Insigne, che è il giocatore secondo me più tecnico, più forte che abbia l'Italia, il giocatore che Ventura non l'ha visto, non l'ha mai fatto giocare, non capisco il perché, il giocatore più forte che abbia l'Italia, non capisco perché non l'abbia fatto giocare titolare. Poi Matteo Politano, dopo quest'annata fantastica, 11 gol mi pare col Sassuolo, non poteva mancare tra i convocati. Simone Verdi, la stessa situazione di Politano, ha fatto un campionato anche lui abbastanza importante, l'avrei convocato anch'io. E poi Simone Zaza del Valencia, ovvio che quest'anno Zaza è andato bene, ha fatto tanti gol con il Valencia, non mi ricordo, una ventina di gol se non sbaglio l'ha fatti col Valencia. Diciamo, giocatori che non mi aspettavo erano Mandragora, comunque Balotelli me lo sarei aspettato comunque da Mancini che venisse convocato, mentre Berardi non ci avrei mai scommesso un centesimo su Berardi, eppure è stato convocato. Magari al posto di Berardi avrei convocato, che ne so, un Esharawi che, diciamo, con la Roma non ha fatto un brutto campionato, l'avrei convocato con la nazionale. Comunque adesso vediamo, vi dico il mio 11 titolare. Allora, in porta io metterei, comunque è un giudizio mio personale, quindi magari fatemi pure voi un 11 titolare sotto nei commenti, come potrebbe essere. Il mio potrebbe essere Mattia Perin, io andrei con un 4-3-3. In porta Mattia Perin,
In difesa Bonucci, ovviamente non c'è Chiellini, quindi andrei con Bonucci e Romagnoli, i due centrali del Milan. E poi a destra andrei con vediamo un attimo, andrei a sinistra, a destra forse con Zappacosta e a sinistra forse Emerson Palmieri, diciamo che uno tra De Sciglio non mi piace tantissimo, quindi andrei a destra con Zappacosta e a sinistra con Emerson Palmieri, perché Criscito non mi fa impazzire, ragazzi. Poi a centrocampo andrei con Jorginho, Bonaventura e o forse Bonaventura a gara in corso, diciamo Jorginho ci deve stare per forza, Jorginho, Bonaventura e Florenzi come centrocampo andrei, poi comunque gli altri in panchina. In attacco andrei con Insigne a sinistra, a destra Chiesa e al centro Ciro Immobile. Questo è il mio 11 titolare. Diciamo che cosa ne penso di Mancini, diciamo che comunque è un buon allenatore, ma aspettavo qualcosa di meglio per la nazionale, qualcuno un po' più, dopo aver avuto Conte come allenatore, ma aspettavo qualcosa di meglio. Però Mancini non è un brutto allenatore, con alcune squadre ha fatto davvero bene, con l'Inter e con la Lazio, quando è andata all'Inter dopo Lazio, e però la seconda, quando c'è ritornata all'Inter la seconda volta non mi è piaciuto tanto, con lo Zenit è stato esonerato, appunto non mi fa impazzire tanto come allenatore. Però penso sia questo il modulo, che varierà da un 4-3-3 o a un 4-2-3-1, penso che giocherà così. E niente, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti cosa ne pensate sia di Mancini che di appunto i convocati, chi avesse convocato voi. Io ve l'ho detto, i miei nomi erano Esciarawi al posto di ve li ricordo Esciarawi al posto di Berardi, e magari forse al posto di Mandragora avrei convocato un altro giovane, magari un Benassi, che ne so, al posto di Mandragora. E niente, per il resto diciamo più o meno ci stiamo, perché a parte Chiellini e De Rossi pure, magari non lo so perché non l'ha convocato De Rossi, comunque magari l'avrei convocato piuttosto De Rossi al posto di Marchisio, preferisco De Rossi che Marchisio. Comunque fatemi sapere sotto nei commenti chi avreste convocato voi, che il giudizio dei Mancini. E lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video, venite a seguire sui social, troverete tutto in descrizione. E ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi, bella.